Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Oggi la vostra amica sembra ciucciata da Dracula. Infatti ho delle occhiaie pazzesche, me ne rendo conto, ma ancora non ho ricominciato a truccarmi. Dunque, detto questo, oggi passiamo subito a noi. Siamo qui per recensire ben due rossettini. Ben due, come se fossero chissà quanti. Comunque, sono questo qui che è il Liquid Love di Clio Makeup nella colorazione, aspettate che non lo so, Ullala, si chiama proprio così, ed è un nude rosato freddo, ma magari adesso lo andremo a vedere meglio. E l'altro è l'Unlimited Double Touch di Kiko Cosmetics, e questo è il colore 120, che è un nude rosato. Dunque, guardiamoli un attimo insieme nello specifico. Iniziando da lui, che è appunto Ullala di Clio, è un colore rosa. Tra l'altro questo pack sembra è carino, sembra una supposta gigante, vero? No, perché insomma questa forma un po' suppostoide, diciamo così. Però no dai, a parte gli scherzi, è molto carino. Qui come vedete ha praticamente tipo il liquido, no? Del rossetto liquido è all'interno qui come se fosse un rossettino, vedete? Cioè proprio tagliato. Ha uno scovolino, un applicatore anzi, fatto così. Adesso lo andiamo ad applicare, vediamo un po' com'è. Ah, aperta parentesi, gli occhi non sono i miei, ma sono delle lenti a contatto che adesso non ricordo quali sono, e quindi vi lascerò l'info box tutti i vari dettagli. Questa è la prima sorta di trucco che mi metto dopo l'operazione. Orribile, tra l'altro tutta struccata con il rossetto, non mi si può guardare. Comunque, allora, dunque, lo scovolino è molto molto preciso e molto comodo, quindi mi piace un sacco. La texture è piuttosto scorrevole e tra l'altro molto molto uniforme, cioè proprio basta passarlo una volta che viene subito un colore pieno meraviglioso. Guardate, bello, 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 bello. Dunque, questo ha un PAO di 6 mesi, sarà aperto da più tempo in realtà, vabbè, comunque io ce l'ho da più tempo, ma qui c'è scritto 6 mesi di apertura, ed è 3,6 ml. Quello di Kiko dov'è che l'ho perso? No, l'ho perso davvero. Sto scherzando ragazze, tirate fuori il rossetto di Kiko, sennò questo video io non lo posso fare. Allora, quello di Kiko invece, dunque, ha un PAO di 18 mesi, già meglio, perché uno 6 mesi si mette solo quello praticamente di rossetto. Poi c'è scritto che sono a 2x3, quindi la fase 1 e la fase 2, quindi il liquido e il rossetto liquido e il gloss sono 3 e 3 ml, quindi in tutto 6, nell'altro ne trovavamo solamente 3 e 6, no 3 e 3, sì 3 e 6 mi sembra, 3.6, vabbè, comunque questo essendo doppio appunto c'è più prodotto. Allora adesso andiamo a sbocciare sulle labbra questo qui. Tra l'altro vi volevo far vedere che è veramente duro a morire, cioè lo sto tagliando con una velina, no, non con una velina, con una salviettina, queste qui di Primark, però in genere mi strucco abbastanza bene con quelle, che ce l'ho fatta, anche se guardate come mi sono dovuta maciullare le mie misere labbra, non dai davvero, proprio delle labbra misere io, mamma mia, piccoline piccoline, vabbè. A questo punto andiamo a provare questo gloss. Questo rossetto liquido è un lunga tenuta. Questo qui lo conosco molto meglio rispetto a quello di Clio, perché in realtà quello di Clio l'ho messo giusto un paio di volte, perché è sì a lunga tenuta, ma dopo un pochino tendo a mangiarlo. Cioè rimane, l'avete visto anche voi, che comunque si fa fatica a toglierlo. Però
Se voglio una roba proprio anti-guerra, uso questi qua di Kiko, che sono, come vi dicevo, gli Unlimited Double Touch, e se si vuole si può mettere anche il gloss. Io in genere non lo metto mai, ma insomma si possono usare sia in un modo che nell'altro. Adesso andiamo a mettere questo. Ah, qui l'applicatore, faccio vedere un pochino più da vicino, è più a puntina, questa punta un po', comunque un pochino più precisa rispetto all'altro, che era un pochino più stondata, però molto molto efficace. E andiamo. Ok, anche questo è stato applicato. Allora. Dunque, questo come texture è molto più collo... Ma che fai? Cosa? È molto più appiccicosa. Ma vedete? Guarda. Hai visto come appiccica? È più appiccicosa ed è molto meno confortevole rispetto all'altra. Il pennellino, l'applicatore, anche lui è molto molto preciso, ma mi piacciono entrambi come applicatori. Sinceramente non saprei dargli un voto, forse non sono sicura. Posso dare un voto, un mezzo punto più alto a quello di Clio. Per quanto riguarda appunto però questo tipo di rossetto, ragazzi, è imbattibile per quanto riguarda la durata. Cioè la durata, se voi cercate la durata, questo. Non vi aspettate comfort, non vi aspettate niente se non durata e sicuramente anche semplicità nell'applicazione. Ah, e anche, come si può dire, versatilità, perché comunque lo potete applicare sia solamente da un lato che poi rimane opaco, quindi va a mattificarsi, oppure adesso ci andiamo a mettere il gloss così vediamo direttamente che effetto fa. Ah, dimenticavo di dirvi che il gloss non vi allunga la durata, è solamente proprio un effetto che vi fa labbra bagnate. No, allora, quanto mi sento sexy. No, scenico è scenico con il gloss, c'è poco da fare, ed è molto molto più comodo, decisamente più comodo. Quindi forse non l'avevo mai applicato con il gloss, ma ho sempre sbagliato. E sinceramente penso che siano entrambi i rossetti validi. Comunque, come vi dicevo, se cercate proprio la durata, andate su questo, che andate sul sicuro. Però anche questi qui di Clio non sono male. Non mi ricordo il prezzo, adesso ci vado a vedere, però sinceramente mi sembra che costino un pochino tanto per quello che offrono, però non lo so. Poi sono gusti personali, quindi non si discutono. Bene ragazze, siamo arrivate alla fine del video, ci vediamo presto. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere quale dei due vi piace di più, se i Liquid Love di Kiko o gli Unlimited Double Touch. No, al contrario, i Liquid Love di Clio oppure i Double Touch, gli Unlimited Double Touch di Kiko. Ciao!